Aveva vestito la maglia Amaranto, adesso sarà l'Amaranto a vestirlo ed onorarlo. La Regina Calcio, nella delicata sfida salvezza di domenica contro il Savoia, indosserà una maglia in edizione limitata con una patch speciale di Riis Always Hope per ricordare Pier Mario Morosini, il centrocampista morto esattamente 3 anni fa, il 14 aprile del 2012. Per un malore in campo aveva giocato in Serie B con la Regina tra il 2009 e il 2010. Intanto, sempre a proposito di Regina, in attesa di conoscere l'esito del verdetto del Tribunale Federale Nazionale, i tifosi della Regina, che rischierebbe anche 12 punti di penalizzazione, si scagliano verbalmente con azioni di protesta contro Stefano Palazzi. È stata infatti aperta una raccolta di adesioni sulla piattaforma firmiamo.it dal titolo Difendiamo Regina e Reggio, denunciamo Stefano Palazzi. A dire dei tifosi, il procuratore federale infatti si starebbe macchiando di abuso di ufficio contro la Regina che, si legge nella nota a corredo, sta pagando regolarmente gli stipendi dei propri calciatori e dipendenti, sta garantendo l'ordinaria amministrazione, la manutenzione e la gestione dello stadio Granillo, approvato il bilancio del secondo semestre del 2014 con un attivo di oltre 230.000 euro, ci sarebbe una vera e propria persecuzione da parte di Palazzi. I tifosi della Regina stanno preparando un dossier per denunciare Palazzi. Secondo i supporters Amaranto, che traggono ad esempio Calciopoli, ma anche la penalizzazione all'Ischia, penalizzata di un punto per il ritardo nella presentazione della fideiussione dello scorso luglio. La stessa irregolarità che ha portato alla penalizzazione della Regina, ma per quest'ultima è arrivata il 17 febbraio, mentre per i campani il 9 di aprile, ovvero 2 mesi dopo.